Edizione serale del nostro telegiornale, un saluto ai nostri ascoltatori e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione in diretta. Iniziamo subito con il nostro primo servizio, Puccini e Burlamacco, due delle realtà più importanti della cultura, grande cultura musicale e della cultura folcloristica della città di Viareggio, che hanno dei seri problemi all'interno delle loro fondazioni. Allora stamani abbiamo sentito, dopo il parere espresso dai revisori dei conti, abbiamo parlato con l'assessore per sentire quale potrà essere il futuro delle due importanti fondazioni. Il servizio. Burlamacco e Pucciniano, due eccellenze culturali della città al dissesto finanziario, rischiano anch'esse il default. Il carnevale, come suggeriscono i sindaci revisori, necessita di una ricapitalizzazione della fondazione. Peggio ancora il Pucciniano, che naviga in grossissime difficoltà, sempre secondo i sindaci revisori, e necessita di una ristrutturazione per evitare il peggio. Per l'assessore alla cultura, la situazione dei due enti non è delle più rose, ma non teme il loro fallimento. Queste due fondazioni al momento vivono di finanziamenti che provengono sostanzialmente dalla regione e dallo Stato, quindi è chiaro che se ci sono dei problemi sui finanziamenti che vengono appunto dalla regione e dallo Stato, le fondazioni sono a rischio. Questo è inevitabile perché il Comune, come sappiamo, non può erogare neppure un euro al momento. Dunque, per quanto riguarda la Fondazione Carnevale, io penso che insomma, la situazione sia abbastanza sostenibile, perché il lavoro del commissario comunque è stato accurato nonostante la sfortuna che abbiamo avuto e gli scarsi incassi causa pioggia. La situazione economica è in pratica c'è un pareggio di bilancio, comunque non è una situazione così allarmante. Temo che la situazione della fondazione del Festival Pucciniano sia un po' più grave, perché la Regione non ha ancora approvato il finanziamento ordinario 2016, lo doveva approvare circa 20 giorni fa, non è andato in giunta. La giunta successiva non è andato neppure quella volta, e quanto mi dicono ora, ho parlato proprio sabato con l'assessore Monica Barni, l'assessore alla cultura, e non è all'ordine del giorno neppure per la prossima giunta. Quindi stiamo aspettando delle risposte dalla regione, perché questo mancato finanziamento ordinario addirittura rende la situazione veramente, insomma, preoccupante. Apriamo ora invece la pagina della cronaca, un fine settimana purtroppo ricco di tante disavventure da parte di turisti, di giovani e anche di possessori di auto. Vediamo il servizio. Grave episodio vandalico nella notte tra venerdì e sabato nel centro di Torre del Lago. Ignoti hanno spaccato il vetro di una Citroen C3 parcheggiata in Viale Marconi. E forse con l'ausilio di liquido infiammabile hanno appiccato il fuoco, dandosi poi alla fuga. Immediatamente il mezzo è stato avvolto dalle fiamme, che hanno attaccato anche i due alberi vicino alla vettura. Subito la proprietaria dell'auto è uscita di casa, svegliata dai rumori dell'incendio, ed ha allertato i vigili del fuoco. Ma quando le fiamme sono state domate, della Citroen è rimasto solo uno scheletro di lamiera. Sull'episodio stanno indagando gli uomini del commissariato di polizia. E sempre in tema di sicurezza notturna, nella notte di sabato due giovani massesi sono stati aggrediti in Darsena da un gruppo di magrebini che, dopo averli minacciati, li hanno derubati del portafoglio e del cellulare. Ancora alta tensione sul tema della sicurezza viareggina, quindi, per la quale è stato organizzato un nuovo presidio dei residenti presso il loggiato del mercato stasera alle 21. E ancora la cronaca, perché questa mattina, durante la consueta attività di vigilanza e pattugliamento costiero, i militari della nostra capitaneria di porto a bordo del gommone si sono insospettiti per la presenza di alcuni strani galleggianti ed hanno ispezionato il tratto di litorale compreso tra il bagno Flora e Piazza Mazzini, avvicinandosi per quanto possibile alla battigia su un fondale di appena 2 metri. Sono stati rinvenuti reti tese da terra verso il largo, che creavano un fitto reticolato triangolare senza le previste bandierine di segnalazione e targhette identificative, risultando potenzialmente pericolose per la sicurezza della navigazione, nonché dannose per l'ambiente marino. Come segnalamento sono state rinvenute parti di cassette di polistirolo, del tipo di quelle utilizzate per la conservazione di prodotti ittici, presumibilmente con l'intento di non attirare troppo l'attenzione in caso di controlli. Le reti, una volta individuate, sono state rimosse dai militari e sottoposte a un sequestro amministrativo.
amministrativo contro ignoti. Nelle reti erano già rimasti intrappolati alcuni esemplari ittici che ancora in vita sono stati prontamente rigettati in mare. Occupiamoci ora invece di lavori pubblici, andiamo a Camaiore, un aggiornamento che facciamo dopo che il sindaco Alessandro Del Dotto annunciò già a carta in tavola la scorsa settimana quali sono gli interventi importanti. Dunque uno sguardo ai cantieri di prossima apertura e in parte già aperti a Camaiore. A Lido si parla di asfaltatura prevista in molte strade di Lido di Camaiore, tra la Via Novara, Via Mazzini, Via Catalani, Via Gottadonda, poi in via Capuana, via dei Lecci, via dei Pioppi, via Papa Leone XIII, che era una delle più disastrate, via del Paduletto e viale Colombo, e viale Kennedy, via Trieste e via delle Serre. A Capezzano Pianore interventi in via del Fiaschetto, nel capoluogo a Camaiore, via San Lazzaro, via Cecchetto, insomma risistemazione del manto stradale un po' in tutte le città, le vie più importanti delle frazioni, Capezzano, Camaiore e Lido di Camaiore. Per la pubblica illuminazione nelle prossime settimane è previsto l'avvio del processo di sostituzione di 5.300 corpi illuminanti e 12 impianti semaforici con luci a LED nel comune di Camaiore. Ed ora invece andiamo a Forte dei Marmi perché si parla, audite audite, della realizzazione di un parcheggio underground, un parcheggio sotterraneo che naturalmente fa già molto discutere. Sentiamo il servizio. Il progetto per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in una delle piazze di Forte dei Marmi è stato presentato dai privati e da subito ha fatto discutere la politica locale e la cittadinanza. Prevede la realizzazione di due piani parcheggio underground e uno a raso. Il progetto è ora allo studio dei tecnici che dovranno sciogliere ogni riserva o cancellare definitivamente la proposta. È stata presentata questa proposta che tecnicamente si chiama leasing in costruendo, che è stata presentata appunto da un gruppo di privati, quindi un gruppo impresa insieme a un gruppo di professionisti per la costruzione di un parcheggio nella piazza Etterbeck, un parcheggio sotterraneo di due piani più il piano a raso del terreno. È un'opera importante, quindi, che va analizzata bene da tutti i punti di vista economico e ambientale e anche sull'incidenza ovviamente della falda. Su questo ci sono degli studi importanti che aiutano molto, è già stato fatto un grosso lavoro da questo gruppo che è importante e utile anche per il futuro, quindi anche le tecnologie di costruzione sono state ben spiegate e vanno ovviamente ancora approfondite poi dagli uffici che hanno l'incarico di analizzare la proposta da tutti i punti di vista, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista economico. La parte importante che va ancora appunto sviscerata in tutti i suoi aspetti è anche quella proprio economica, perché si tratta di un leasing in costruendo in cui l'onere rimane a carico poi dell'ente pubblico. L'intervista è stata curata dal nostro collaboratore Paolo Barberi, che naturalmente ringraziamo. Andiamo ora invece a Stazzema perché l'amministrazione del comune dell'entroterra versilese ha provveduto ad elaborare un accordo di programma per avviare il percorso amministrativo per l'approvazione dei piani di bacini estrattivi nel nostro territorio. La legge regionale infatti prevede la possibilità di intraprendere un percorso di iniziativa pubblica o privata e sin da subito abbiamo pensato, dice l'amministrazione, di optare per la scelta dei piani di iniziativa pubblica gestiti da un ufficio di piano coordinato proprio dall'amministrazione. Perché l'economia estrattiva appartiene alla storia, alla cultura e alla tradizione del comune di Stazzema, dice il sindaco Maurizio Verona, e le cave di marmo appartengono al paesaggio del nostro territorio. Oggi, aggiunge, siamo chiamati con questo strumento a cercare di trovare non solo un equilibrio tra l'attività estrattiva e la salvaguardia del patrimonio ambientale, ma anche a portare in fondo un'altra sfida, ovvero quella di creare condizioni insieme a tutti gli interlocutori. Andiamo ora invece a occuparci della manutenzione della nostra pineta di Levante, la pineta del parco per intenderci. L'assessore Pesci del comune di Viareggio si rivolge alla regione chiedendo un contributo. Sentiamo perché. L'infestazione di Mazzucoccus, un insetto che mangia il legno sotto la corteccia degli alberi, ha praticamente decimato la pineta di Levante.
Secondo i rilevamenti effettuati dal comune, sono oltre 186 gli ettari di alberi ormai morti e destinati all'abbattimento, mentre i restanti 300 ettari sono ancora in buone condizioni. Per far fronte al rimboschimento dell'area, il comune chiede alla Regione Toscana di aprire un nuovo bando per poter accedere ai fondi del bando 8.3, la cui maggior parte dei soldi è stata destinata a consorzi di bonifica e zone montane. Viareggio, oltretutto, non ha nemmeno fatto richiesta per l'altro bando, l'8.4, finalizzato ai rimboschimenti conseguenti all'uragano del 5 marzo 2015, che la Regione ha finanziato con 15 milioni, ma di cui ne sono stati utilizzati solo 10. Purtroppo in questo bando, quello dell'8.3, è stato privilegiato da una parte i consorzi di bonifica, che su 40 milioni hanno preso il 60%, quindi 24 milioni, i restanti 16 erano destinati fondamentalmente alle aree montane, assolutamente comprensibile, ma in questo modo rimangono fuori le aree di pianura e le aree marine, diciamo così. Quindi noi chiediamo alla Regione Toscana di emanare un altro bando, sempre sulla misura 8, sulla linea 8, un bando finalizzato alle fitoterapie sostanzialmente. L'invasione di questo parassita sta interessando le pinete di tutta la zona costiera regionale, da qua la speranza che la pressione anche di quelle amministrazioni possa sbloccare i 5 milioni avanzati dal bando 8.4 e quindi già finanziati. Ed ora invece andiamo sulla facciata del comune di Viareggio, dove stamattina sulla facciata è apparsa una scritta «Svendo anche Tumà». Classico detto viareggino. Ed è stato direttamente il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, a commentare sulla sua pagina Facebook il murale si è realizzato nella notte sulla facciata. Stamani ho trovato ad accogliermi all'ingresso del comune questo bel ritratto, ha detto il sindaco. Ben fatto, ha aggiunto, mi complimento con l'autore che è voluto rimanere anonimo. Peccato per due motivi. Il primo, non sapere chi mi ama. Il secondo, dover cancellare il capolavoro perché dipinto direttamente sulla facciata del Palazzo Comunale. L'artista imbrattatore di edifici pubblico può avere un futuro se comincia a dipingere anche su tela. Simpaticamente il sindaco Del Ghingaro con ironia ha risposto a chi ha scritto appunto «Svendo anche Tumà», classico detto viareggino. Ora invece andiamo a Massarosa, più esattamente a Stiava, a Villa Gori, dove protagonisti sono stati i bambini del plesso della scuola dell'infanzia di Piano di Mommio che grazie alle insegnanti e alla direttrice didattica hanno organizzato una mostra di straordinaria bellezza trattandosi proprio di bambini. Vediamo il servizio. Disegnare è tra le attività ludiche preferite dai bambini, un gioco spontaneo e naturale che permette di dare forma alla fantasia e di creare combinazioni sempre nuove di colori e linee. Protagonisti della bella mostra inaugurata sabato a Villa Gori a Stiava sono i bambini della scuola dell'infanzia di Piano di Mommio che hanno creato piccoli capolavori. E abbiamo preso tre temi che corrono con noi durante l'anno, dalle feste all'arte libera, quella che facciamo quotidianamente nella scuola dell'infanzia, e abbiamo provato a metterle in mostra, farle vedere ai genitori, per far vedere anche ai genitori come si lavora nella scuola dell'infanzia. Non è solo gioco, ma è gioco costruttivo. Numerose ricerche in campo educativo hanno considerato il disegnare un'attività centrale per lo sviluppo emotivo dei bambini. Quindi complimenti alle insegnanti e ai piccolissimi studenti per quello che sono riusciti a fare. Sì, è una bella iniziativa quella quando facciamo lavorare i ragazzi e che esprimono la propria creatività, è sempre un momento di crescita importante. Quindi un grazie a tutte le insegnanti che si sono date da fare con questa iniziativa. Ben volentieri come amministrazione ogni qualvolta si mettono in campo i valori dei ragazzi che dimostrano quello che sanno fare, veramente siamo soddisfatti, quindi soddisfatti per questa mostra che oggi inauguriamo. E bravi davvero i bambini, soprattutto come ricordo gli insegnanti, perché a Villa Gori hanno realizzato questa mostra con i disegni che hanno consentito a tutti i piccolissimi studenti di esprimersi al meglio delle loro capacità. Apriamo la pagina sportiva, quanti rimpianti per il Viareggio Calcio, è finita 0-0 la sfida tra Poggi Bonzi e Viareggio, i bianconeri possono però recriminare per il calcio di rigore fallito a 3 minuti dalla fine della partita. Vediamo il servizio.
Il Viareggio senza i suoi tifosi al seguito per disposizione della Prefettura di Siena ha affrontato il Poggi Bonzi pareggiando per 0-0 e sprecando al 41esimo del secondo tempo un calcio di rigore da parte di Benedetti che ha mandato il pallone sul palo. Si è rivisto fra i convocati Fabio Rosati che è andato in panchina ed è entrato al 27esimo del secondo tempo al posto di Sciapi. Per quanto riguarda la scelta tecnica di mister Pierini ha escluso Visibelli che è andato in tribuna, Visibelli comunque che in settimana era stato multato dalla società bianconera per le dichiarazioni post derby di Massa dove aveva chiesto più grinta da parte della squadra. Dopo 3 minuti c'è un colpo di testa in fiale che va alto sugli sviluppi di un calcio d'angolo, al 39esimo la conclusione di Benedetti e centrale para molto bene il portiere Pagnini, al 43esimo c'è però il Poggi Bonzi che nell'unica volta che si affaccia verso l'area viareggina fa paura con Ticci che colpisce il pallone di testa sul corner mandando alto. Nel secondo tempo al 15esimo è Fenati che calcia con Cipriani che è molto bravo a respingere, al 28esimo il solito giocatore colpisce alto di testa. Come detto al 27esimo entra in campo anche Rosati, al 29esimo c'è Caciagli che proprio su assist di Rosati manda inspiegabilmente fuori, poi c'è al 35esimo un tiro di Benedetti con diagonale che va fuori, poi arriva il fallo di rigore da parte di Checchi proprio su Benedetti al 40esimo, un minuto dopo al 41esimo va proprio l'attaccante ex Camaiore Prato sul dischetto ma calcia sul palo sprecando una grossa opportunità per vincere la partita e raggiungere matematicamente la salvezza che sarà rimandata le prossime settimane. Domenica il derby casalinga allo stadio dei Pini con il Ghibi Borgo. E ricordiamo che domenica allo stadio dei Pini il derbissimo con l'altra squadra della provincia di Lucca in Garfagnana con il Ghibi Borgo, Viareggio Ghibi Borgo. Ora invece occupiamoci del trofeo Campus Major al Nuoto Lucca. A vincere è l'ASD Circolo Nuoto di Lucca che ha vinto il primo trofeo Campus Major. Il servizio. È il Circolo Nuoto Lucca il vincitore del primo trofeo Campus Major. Sul podio, al termine di una giornata di sport e giovani, anche la Futura Club di Prato e la TNT di Empoli. Si è chiuso così il primo meeting di nuoto giovanile Trofeo Campus Major, organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nuoto Lucca e ospitato nella piscina comunale di Camaiore. Forte degli 871 punti ottenuti, sul gradino più alto del podio va quindi la stessa società organizzatrice, la Circolo Nuoto Lucca. Al secondo posto, la Futura di Prato, mentre i 417 punti della TNT di Empoli le valgono il terzo posto. Quarto per il Club Marina di Carrara, quinto posto per l'Azzurra Prato, sesto per la Massese Libertas e a chiudere la classifica il Nuoto Camaiore 88 e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Greve in Chianti. Diversi inoltre piccoli atleti che si sono contraddistinti per le loro prestazioni in vasca. Un vero successo questa prima edizione del trofeo, riservata agli esordienti A e B nati tra il 2003 e il 2007. Più di 100 atleti dai 9 ai 13 anni, provenienti da 4 differenti province toscane, che si sono sfidati in vasca in una giornata caratterizzata dall'allegria, tra gli applausi e gli incitamenti dei tanti spettatori arrivati a Camaiore per questa gara e assiepati sugli spalti. E spettacolo e tifo alle stelle ieri allo Stadio del Buon Riposo a Pozzi, in comune di Seravezza, per la staffetta del Palio. Le 8 contrade erano in gara per la staffetta. Vediamo il servizio. Terza vittoria consecutiva per la contrada della Lucertola che porta 11 i successi nella staffetta delle contrade, giunta quest'anno alla 50esima edizione. Dallo stadio del Buon Riposo di Pozzi, nel comune di Seravezza, non sono arrivate sorprese. Favoriti alla vigilia, gli atleti staffettisti che gareggiavano per i colori rosso-verde della Lucertola non hanno deluso i loro sostenitori. Al secondo posto si è classificata la contrada del Ponte, in ritardo di 25 secondi. Al terzo la contrada Leon d'Oro, quarta la Cervia, quinto il Ranocchio, al sesto posto la contrada della Quercia, al settimo la Madonnina, all'ottavo e ultimo posto la contrada del Pozzo, che in squadra aveva ben 4 atlete donna. La gara, più che valida sotto il profilo tecnico, è stata appassionante fin dall'inizio.
D'altronde si tratta di una competizione storica, molto sentita tra i contradaioli che hanno accompagnato, incitando i loro atleti, fino alla fine della competizione. La coppa vinta quest'anno ha un sapore particolare perché sofferta fino in fondo, ha spiegato all'arrivo il podista della Lucertola che per primo ha tagliato il traguardo, stravolto dalla stanchezza, complimentandosi con gli atleti del Ponte che hanno lottato fino all'ultimo istante per accaparrarsi la vittoria. Questo ha concluso Giovanni Broccoli, atleta della Lucertola, che ha regalato la coppa ai suoi contradaioli, conferma che chi dà per finita questa competizione sbaglia di grosso. All'ultimo posto, come da pronostico, si è classificata la Contrada del Pozzo, che è scesa in pista con quattro ragazze, con addosso una maglietta con la scritta «No agli stranieri alla staffetta 2016». Ed ora in chiusura un ringraziamento da parte di un cittadino della Versilia che ha avuto necessità di un intervento chirurgico all'ospedale Versilia. Troppo spesso parliamo male dei risultati del nostro ospedale. Questo cittadino, che si chiama Giuseppe Saba, vuole ringraziare il reparto di oculistica e il dottor Martinelli per il brillante risultato che ha ottenuto con l'intervento chirurgico che gli è stato fatto, e questo naturalmente non può che farci piacere. Ed ora facciamo un breve stacco pubblicitario, ma restate con noi perché vediamo se ci saranno degli ulteriori aggiornamenti.